Poracci, siamo entrati nel 2023 con la consapevolezza che quest'anno ci avrebbe regalato grandi soddisfazioni videoludiche e siamo tutti quanti in trepidante attesa di titoloni come Starfield, Tears of the Kingdom, Final Fantasy XVI e via dicendo. Ma già nel primo mese di questo 2023 abbiamo avuto di tutto. L'ennesimo floppone da parte di Square Enix con Forspoken, il ritorno di Persona con due importantissimi remaster e anche il remake di Dead Space che ci ha dimostrato come possono esistere delle produzioni che nel ricostruire il passato riescono a portare avanti una serie e a modernizzarla. Ma in tutto questo, mai mi sarei aspettato che una delle più belle folgorazioni degli ultimi tempi, un titolo che so già entrerà nella mia top 10 di fine anno, sarebbe arrivato da Microsoft, presentato all'improvviso durante una presentazione minore e pubblicato senza alcun tipo di campagna promozionale alle spalle. Ho letteralmente adorato Hi-Fi Rush e in questo video ricchissimo cercherò di spiegarvi il mio entusiasmo dietro questa produzione e del perché secondo me dovreste giocarlo assolutamente. E fate molta attenzione perché i meriti di questo gioco firmato Tango Gameworks vanno ben oltre il suo contenuto, perché a livello produttivo Hi-Fi Rush è una delle anomalie del mercato videoludico più intriganti di sempre. Come al solito, però, prima di iniziare vi invito a unirvi alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso, lasciando un like e iscrivendovi al canale attivando la campanella delle porotifiche. Mi raccomando poi seguitemi su tutti gli altri socials, i link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Quando si parla di Hi-Fi Rush, così come di Pentiment, secondo me bisogna contestualizzare correttamente il concetto di produzione minore. In particolare con Hi-Fi Rush si ha la sensazione che si tratti di un titolo chiuso in fretta e furia per fare da riempitivo a una lineup Microsoft che ha subito più di un intoppo nel corso dell'ultimo anno. Sono chiaramente dei progetti minori in quanto nati da produzioni a budget ristretto, composte molto spesso da team minuscoli, ma non si tratta di titoli fatti tanto per colmare un vuoto. Sappiamo ad esempio che Pentiment non è stato un ripiego nato dal dilungarsi dei tempi di sviluppo di Avowed, ma di un progetto fortemente voluto dal suo director Josh Sawyer, che ha iniziato a lavorare sul gioco a partire dal 2018, ma è dal lontano 1992 che Sawyer, dopo aver giocato all'avventura storica Darklands, propone ai capi di Obsidian quello che poi si sarebbe concretizzato in Pentiment. Allo stesso modo, Hi-Fi Rush non è certo nato ieri. Nel marzo del 2022, durante la promozione di Ghostwire Tokyo, Shinji Mikami dichiarò in un'intervista rilasciata sulle pagine di Famitsu di voler far esplorare alla sua azienda territori estranei al genere dell'horror, aggiungendo poi che il successivo titolo di John Johannes, il director di The Evil Within 2, sarebbe stato l'esatto opposto di una produzione horror. Qui già si parlava chiaramente di Hi-Fi Rush, ma in una recente stream, Johannes ha svelato ulteriori dettagli sulla produzione. Hi-Fi Rush è il gioco dei suoi sogni, un'idea partorita da lungo tempo e che fu presentata ai piani alti di Bethesda immediatamente dopo la chiusura dei lavori su The Evil Within 2. Questo significa che lo sviluppo partì in parallelo a quello di Ghostwire Tokyo, e che ci sono voluti almeno 5 anni per arrivare al prodotto finito. L'essere una produzione minore, quindi, non è assolutamente un difetto, anzi, prendetelo come un pregio. Si tratta di progetti fortemente voluti dagli autori, e non commissionati dai publisher, e che molto probabilmente hanno visto una grande libertà creativa al loro interno, mentre tutta l'attenzione era concentrata su produzioni molto più corpose. Insomma, la differenza stilistica e di intenzioni tra un Ghostwire Tokyo e Hi-Fi Rush è palese, ed è assurdo pensare che un titolo del genere sia nato da Tango Gameworks, gli autori di The Evil Within, che poi allo stesso tempo è anche lo studio capitanato da Shinji Mikami, il padre del survival horror. Ma come andremo a vedere, il DNA che scorre in Hi-Fi Rush non è poi così estraneo a questa situazione. L'impatto iniziale durante il Developers Direct è stato devastante. Da quant'è che non si vedeva un gioco così colorato e spensierato? L'effetto sorpresa è stato amplificato dalla totale assenza di notizie su questo gioco. È vero, il logo e il titolo sono stati leakati con un giorno di anticipo, ma nessuno aveva idea di cosa fosse realmente Hi-Fi Rush. E anche qui è stato estremamente liberatorio approcciarsi a un titolo senza sapere nulla, poterlo provare immediatamente, non rischiando un investimento sbagliato grazie al Game Pass, e farsi così semplicemente trascinare dall'entusiasmo del momento nello scoprire un gioco. Niente anteprime, niente approfondimenti, né demo introduttive, né spoiler clamorosi provenienti da qualche angolo remoto di internet.
per far nascere un amore a prima vista è bastata una convincente presentazione, e in questo credo proprio che il format simil intervista del developer Direct è stato azzeccatissimo. Credo infatti sia proprio difficile non essere catturati immediatamente dallo stile grafico di Hi-Fi Rush. La presentazione in cel shading, in stile anime, è il biglietto da visita più esplicito della forza creativa che si cela dietro la produzione. Fa strano vedere sotto l'etichetta di Xbox Studios un gioco che sembra partorito dalla creatività dell'ormai defunto Japan Studio di Sony, o Team Asobi, come adesso si chiama. Una presentazione che allo stesso tempo è una grandissima lettera d'amore a quell'estetica di inizio anni 2000, nata prima grazie a Sega su Dreamcast e poi raccolta con un doloroso passaggio di testimone dalla prima Xbox. Ma c'è tanto anche della storia dei beat'em up e sono tantissimi gli indizi visivi che rimandano all'esplosività di un Beautiful Joe. Dopotutto la sciarpa di Chai non è messa lì di certo a caso e il protagonista sembra quasi una scrittura moderna e più rilassata dell'archetipo spaccone ironico di un Dante o anche di Jin di God End. Non so quanto sia stato coinvolto direttamente Shinji Mikami in questo progetto, ma giocandolo ho avuto la costante impressione che Hi-Fi Rush fosse una sorta di continuazione spirituale di tutta quella stagione degli action in terza persona della Capcom dei tempi d'oro, un genere che si è originato da una costola di Resident Evil e che poi è proseguito con l'esperienza di Clover Studio ed è definitivamente esploso con la formazione di Platinum Games. Con Hi-Fi Rush è un po' come se Mikami fosse finalmente riuscito a esprimere il potenziale di Project Number 03, dando finalmente all'action ritmico una forma completa e avvincente, oltre che convincente. Non so, magari per molti di voi questo parallelismo è un po' esagerato, ma trovo molto affascinante che alla fine, vuoi o non vuoi, si ritorni sempre a parlare di Kamiya e Mikami, due autori che continuano a influenzarsi a vicenda molto più di quanto probabilmente potrebbero mai ammettere. Ma dicevamo, innanzitutto, Hi-Fi Rush è forma ben prima della sostanza e ormai sappiamo quanto la scelta di adottare il cel shading sia una mossa vincente in termini di stile, un'identità che permette di donare una forte caratterizzazione a personaggi e ambienti senza chissà quale ingente spreco di risorse. Ma Hi-Fi Rush non si limita a un buon motore grafico, il lavoro svolto dal team è impressionante a livello qualitativo. Le animazioni sono estremamente ben realizzate, fattore determinante in un hack and slash in terza persona, e l'idea che non solo è protagonisti, ma tutto il mondo di gioco si muova a ritmo, e di conseguenza anche il giocatore, fa sì che ogni ambiente sia una sorta di ingranaggio meccanico in loop sempre dinamico e piacevole alla vista. Le transizioni senza soluzione di continuità tra gameplay e cinematiche disegnate dimostrano come ci sia stato un attento lavoro registico nel confezionare un'avventura che non contempla tempi morti e sprona il giocatore a essere investito tanto nella storia quanto nel gameplay, con un sound design che fa da collante definitivo a tutta l'esperienza. Chai, un ragazzo che sogna di diventare una rockstar, si offre volontario per il progetto Armstrong della mega corporazione Vandelay, un programma rivoluzionario che punta al perfezionamento del corpo umano tramite l'impianto di protesi cibernetiche. Un po' come nella Mosca di Cronenberg, anche se siamo lontanissimi dall'horror del regista canadese, le cose vanno immediatamente nel peggiore dei modi possibili e il corpo di Chai si fonde con un lettore musicale che diventa una sorta di nuovo cuore per il giovane eroe, ora in grado di percepire il ritmo del mondo e anche di attirare a sé tutta la spazzatura metallica per formare degli oggetti contundenti che, guarda caso, assumono le sembianze di una chitarra. Si tratta di un incipit tutt'altro che innovativo e la trama di Hi-Fi Rush non riserva chissà quali colpi di scena, però vi devo fare una confessione. Nel corso dell'avventura di Chai all'interno del Camp Vandelay mi sono divertito come un matto, una cosa che non capitava da tantissimo tempo. Visto che i riferimenti a produzioni come Beautiful Joe, God End e Bayonetta sono e saranno inevitabili, è giusto però segnalarne la distanza a livello narrativo. Mentre il fascino di questi capolapori del passato risiedeva nella totale assurdità delle situazioni e del puro nonsense in cui spesso sfociava la narrativa, ho trovato la scrittura di Hi-Fi Rush brillante, un approccio sì parodistico, mai pretenzioso e molto leggero, che però non sfocia mai nel camp o nel trash fine a se stesso. Forse il mio senso dell'umorismo sta regredendo, anzi questo è probabilissimo, però mi sono divertito parecchio in questa sorta di decostruzione della classica avventura di stampo nipponico che vede un team di giovani scapestrati opporsi al tecno impero del male. Nulla di innovativo, abbiamo già visto decine di produzioni meta che rompono in continuazione la quarta parete, che parodizzano tutti gli stilemi dell'action adventure
feature e che arrivano ad umanizzare il robot di turno. Però in Hi-Fi Rush il tutto avviene in modo molto misurato e sempre con i tempi giusti, e lo si capisce dal fatto che anche interagire con gli NPC e mettersi a leggere i dialoghi opzionali non mi ha mai pesato. Anche i vari ritorni nel lab centrale tra una missione e l'altra riservano delle piacevoli sorprese, ma non aggiungo altro. Però ve lo dico, 808 è il gattone dell'anno e vi sfido a non adorare Cinnamon, uno dei migliori personaggi di tutto quanto Hi-Fi Rush. È facile insomma rimanere assorbiti nel mondo narrativo perché, così come al giocatore è richiesto di andare continuamente a tempo, la campagna di Hi-Fi Rush è una sorta di montagna russa dai tempi obbligati che lascia spesso senza fiato. Cioè, questa sequenza del primo livello, secondo me, perfetta. Siamo proprio all'inizio di Hi-Fi Rush e dobbiamo ancora prendere confidenza con i movimenti base di Chai e ancora non abbiamo assorbito la struttura del level design e per ora siamo trascinati da un continuo senso di scoperta. Ed ecco che, dopo una serie di acrobazie ritmiche, la regia di gioco decide di sparare in aria il protagonista ed offrire a noi giocatori una visuale mozzafiato di tutto Camp Vendelay e delle sue strutture ipertecnologiche. Ma si tratta solo di un attimo e si risprofonda immediatamente a terra, in un percorso decisamente più lineare e anche claustrofobico. Non potete capire per me che razza di gioia sia il ritrovarsi di fronte a un titolo che non ha nessuna velleità di open world e che non vive la sua linearità come un difetto, ma come un potente mezzo di game design per convogliare un'esperienza curata nei minimi dettagli. Nel suo level design, così come in numerose altre scelte, Hi-Fi Rush è un titolo arcaico che ripesca gli stilemi dei titoli dell'epoca PlayStation 2 e ne fa un vanto. Scordatevi ampie mappe piene di obiettivi secondari e noiosissimi diversivi, Hi-Fi Rush è un lungo corridoio intervallato da delle arene di combattimento che interrompono solo momentaneamente la progressione. Ci sono sì i collezionabili e i percorsi alternativi, ma si tratta sempre di piccoli detour o di puzzle ambientali che non allontanano realmente dalla strada principale, che rimane unica. Non posso dire però che questa impostazione estremamente lineare mi sia pesata, e questo grazie ad alcuni interessanti accorgimenti. Innanzitutto i combattimenti si alternano a delle fasi platform che nella loro rudimentalità ho trovato parecchio gradevoli, anche perché il riciclo di situazioni ed espedienti di gameplay è limitato al minimo. Quindi, tra un salto e l'altro, qualche puzzle ambientale e inserti da rhythm game, la varietà è garantita. E questo poi permette di sperimentare anche durante i combattimenti e in particolare le boss fight, senza però creare degli stacchi improvvisi. Prendete ad esempio Bayonetta 3. Durante le boss fight, i momenti clou sono stati rimpiazzati con dei gameplay alternativi che più volte mi hanno fatto rimpiangere di non avere più il diretto controllo del combattimento. In Hi-Fi Rush tutte queste transizioni sono molto più organiche, perché il cuore da rhythm game non viene mai abbandonato e quando riemerge con delle variazioni sul tema, si tratti di semplici QTE o di veri e propri segmenti alla Guitar Hero, non sembra affatto una scelta forzata, ma una naturale evoluzione dello scontro. E poi il level design nella sua messa in scena maschera l'obiettiva limitatezza dei suoi confini. Aree ad ampio respiro danno l'illusione di trovarsi effettivamente in uno sconfinato centro ipertecnologico, così come il continuo rimando visivo alla propria destinazione, molto spesso una meta che si avvicina sempre di più, sono espedienti che restituiscono l'impressione di avere effettivamente attraversato un luogo. E poi c'è anche una spruzzata da Metroidvania, che non guasta mai, perché sin dal primo livello ci ritroveremo di fronte a porte che non potranno essere aperte e che dovranno essere sbloccate solo in seguito attraverso l'utilizzo delle abilità specifiche di ogni singolo alleato. Un bel incentivo a ritornare sui propri passi una volta terminato il gioco, in un post-game che non si limita al farming di ingranaggi per sbloccare costumi e nuove mosse, ma che riserva anche qualche bella sorpresa. Però ecco, ve lo ribadisco, rispetto a un Devil May Cry 1, per citare un po' il padre spirituale del genere, non c'è una vera evoluzione di game design. Si va avanti a livelli circoscritti, si può lavorare sul sistema di punteggio e ranking di ogni livello che è diviso in capitoli, e c'è anche un rudimentale sistema di progressione tramite l'acquisto di mosse e power-up. Scordatevi però qualsiasi tipo di progressione non lineare, mappe interconnesse e complesse side quest. Anche la pesantezza di Chai nelle sezioni platform ricorda da vicino quell'incertezza tipica dei videogiochi durante i primi anni 2000. E questo è un difetto? Secondo il mio punto di vista, no, e non credo di parlare solo da una prospettiva nostalgica. Hi-Fi Rush non risulta mai eccessivamente derivativo e sono poche le reali incertezze di game design che espongono la produzione a delle vere critiche.
L'idea di movimentare il tutto, rileggendo il classico gameplay degli hack and slash in tre dimensioni attraverso i parametri del rhythm game, è un'idea di certo non originale, ma eseguita in modo più che convincente. Ultimamente abbiamo visto come queste ibridazioni ritmiche si sposino incredibilmente bene con una vasta gamma di generi. Penso ad esempio a Crypt of the Necrodancer, ma anche al recentissimo Metal Hellsinger. Ecco, rispetto all'FPS, Hi-Fi Rush fa suo un immaginario molto meno di nicchia, e lo dico da metallaro convinto, che risulta non solo estremamente più digeribile, ma anche malleabile, riuscendo a interpretare uno spettro emotivo decisamente ampio e sfaccettato. Ma come si sposa il gameplay di un rhythm game con un combat system che cerca di tenere testa agli esponenti più importanti degli action in terza persona? Beh, incredibilmente bene, e il gameplay di Hi-Fi Rush è il classico esempio di un gioco facile da giocare ma difficile da padroneggiare. L'idea di dover andare a tempo per ottenere la corretta esecuzione delle combo all'inizio può spaventare, e la sincronia con il ritmo dell'azione non è affatto immediata. Eppure da subito si combatte, ci si difende e si riesce a progredire, non senza qualche inciampo, ma non si ha mai la sensazione di trovarsi di fronte a qualcosa di difficile o punitivo. Questo perché in realtà l'andare a tempo o meno influisce relativamente, non tanto sul completamento delle combo, quanto piuttosto sulla valutazione finale di ogni scontro. Si hanno dei bonus significativi andando a tempo, ma premendo senza ritmo i tasti, il gioco ricalibra comunque i propri input al flusso delle animazioni. Immaginatela un po' come l'automira degli FPS, applicata però alla ritmicità del titolo. Inoltre, tra i moltiplicatori presi in considerazione a fine combattimento, uno dei tre parametri fondamentali è il tempismo. Se si vuole realmente eccellere, bisogna andare a tempo. Va da sé però che alle difficoltà più impegnative è richiesto un marcato senso del ritmo, e per ottenere drop curativi e possibilità di contrattacco articolate, che rovesciano in pochi istanti le sorti di una battaglia, bisogna sempre stare sul beat. E questo arriva col tempo, quasi senza accorgersene. Come con ogni strumento musicale, più si suona, più si diventa consapevoli di quello che si sta facendo. E a proposito di consapevolezza, una volta presa padronanza dei controlli, è geniale vedere come tutto suggerisca il ritmo corretto. Dalle animazioni di Chai agli impulsi di 808 fino alla perfetta ritmicità di ogni attacco nemico, tutto è un unico grandissimo metronomo che chiede di essere ascoltato e seguito. Tanto che nella difficoltà massima di gioco si muore non appena l'indicatore delle combo raggiunge la valutazione più bassa. O si va a tempo o si va a tempo. Non sono un giocatore ultratecnico, né tantomeno ricerco le valutazioni massime in giochi del genere, quindi non vi so dire poi quanta complessità e soddisfazione potrà trovare un true hardcore gamer di fronte a una rivisitazione del genere di un combat system che decentra l'importanza delle lunghe stringhe di combo e della creatività in favore della perfetta esecuzione di input più semplici. Però secondo me il titolo ha una buona dose di rigiocabilità e può essere affrontato con diversi livelli di impegno, e non mi sorprenderebbe se Hi-Fi Rush venisse apprezzato da tanti tipi di giocatori diversi. Vogliamo parlare di difetti? Sforzandomi un po', segnalerei un post-game un po' troppo improntato al grinding, che può diventare veramente un incubo dei completisti. Il Murales, che è un po' il corrispettivo della vetrina di Smash, ha un quantitativo di missioni imbarazzante, e poi finire il titolo a un determinato livello di difficoltà non influisce in alcun modo sulle modalità più facili. Se volete realmente finire al 100% Hi-Fi Rush, dovrete ottenere l'S-Rank anche a facile, pur avendolo completato a normale. Questo significa rifarsi tutti i livelli di gioco almeno 5-6 volte, e inizia a essere un po' tantino. E poi effettivamente, proprio come avevo pronosticato in live durante il reveal del gioco, nelle situazioni più concitate la leggibilità dell'azione cala drasticamente, soprattutto se si è costretti a tenere attenzione agli indicatori che si possono attivare a schermo per aiutare il giocatore a rimanere a tempo. E poi un'ultima cosa, una produzione del genere doveva assolutamente arrivare su console old gen. Capisco il voler tagliare i ponti con Xbox One e One X, ma un titolo che già non ha ricevuto alcuna spinta dal reparto marketing dovrebbe essere accessibile a quante più persone possibili. Nonostante questo però vanno fatti dei seri complimenti a Bethesda e Microsoft, non solo per aver lasciato libere le menti creative di Tango Gameworks, ma anche per non aver badato a spese per una produzione che, più ci penso, più fatico a definire minore. Al di là dell'incredibile direzione artistica, abbiamo dietro una production value che non si trova certo tutti i giorni, soprattutto su un titolo budget. Il doppiaggio e la localizzazione sono eccellenti, anche in italiano. La colonna sonora vanta un roster di artisti che uno studio indipendente si sognerebbe. Il gioco ha opzioni di accessibilità, viene incontro ai content creator tramite la modalità streamer, è ben ottimizzato su PC, viene venduto a un prezzo ridotto e anche offerta all'interno del pass. Molto spesso, quando medie e piccole realtà vengono assorbite all'interno di questi giganti dell'industria, c'è sempre la preoccupazione e il reale pericolo che questi studi vengano inghiottiti da logiche di mercato che non gli appartengono,
situazioni che più di una volta hanno portato allo scioglimento dei team. Hi-Fi Rush è uno di quei rari casi in cui i mezzi infiniti del publisher vengono messi a pieno servizio della creatività e si decide di prendere un rischio, il rischio di presentare dal nulla un titolo totalmente estraneo alla scena videoludica del 2023, un gioco che si muove a ritroso rispetto ai suoi contemporanei. E spero che i rischi del genere vengano presi sempre più spesso anche dai big, perché con Hi-Fi Rush è la prima volta, dopo non so quanto tempo, che mi ritrovo davanti a un gioco fresco che non è un indie, e direi che non è affatto poco. E questo però era tutto per oggi, spero che questa recensione vi sia tornata utile e spero vivamente di avervi invogliato a provare un gioco che ho adorato. Vi aspetto nei commenti per sapere la vostra e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi, dormendo, sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Hi-Fi, Michele Rush. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Nessuno mi vedrà arrivare mentre mi infilo in questa trappola.